Marcello Martini nel 1944 aveva solo 14 anni ed era già una staffetta partigiana per il gruppo Radio Cora, con mansione di informatore. Tutta la sua famiglia era attiva nella resistenza e il 9 giugno fu arrestata dalle SS italiane e tedesche e tutti i suoi componenti catturati. Marcello fu portato prima alla prigione delle Murate di Firenze, poi trasferito nel campo di transito di Fossoli, vicino a Carpi, e poi a Mauthausen. Fu poi destinato al campo Wiener-Reustadt come chiodatore nella costruzione di battelli. Dopo essersi ferito a un piede, fu trasferito nel campo di Modling, vicino a Vienna. I circa 1200 deportati del campo, il 1 aprile del 1945, furono incolonnati per tornare al campo madre di Mauthausen, una marcia estenuante che durò 6 giorni. Solo i 2/3 arrivarono vivi a destinazione. Marcello riuscì a sopravvivere e dopo la liberazione rientrò in Italia. Signor Martini, questo fazzoletto che si sta allacciando al collo, cosa simboleggia? Simboleggia praticamente l'associazione ex deportati, associazione che si è formata appunto nel dopoguerra fra i primi e fra i pochi sopravvissuti ai campi di concentramento. E io fo parte di questa associazione, il fazzoletto naturalmente non è originale, ma è il simbolo, siccome la divisa e il pigiama che avevamo aveva questi colori, va bene, con il triangolo che indicava, il cui colore indicava il motivo dell'internamento, e il rosso era quello dei politici. Sul triangolo c'era stampigliata la nazionalità e a Mauthausen, dove mi hanno portato quando avevo 14 anni, va bene, c'erano ben 24 nazionalità diverse, quindi parlare della Torre di Babele a me non fa nessun effetto, ecco che l'ho vissuto. Ecco, lei è stato un adolescente nel Lager, come racconterebbe a chi non conosce la sua storia, in poche parole, quello che ha vissuto? Ma io l'ho raccontata tante volte e seguito a raccontarla andando nelle scuole, andando dove mi chiamano, insomma, perché ovviamente non posso andare a impormi, ma se mi chiamano io vado più che volentieri. Anche se la cosa non è che, come disse Dante, diceva, nessun maggior dolore è ricordarsi il tempo felice nella miseria, ma anche nel tempo felice ricordarsi la miseria non è una cosa piacevole, ma diciamo sì, io sento un po' il dovere, non voglio essere presuntuoso, ma di far conoscere, siccome c'è un'ignoranza enorme intorno all'argomento, ma non solo dei giovani, ma anche proprio dei meno giovani, anche addirittura degli anziani, perché tutti durante la guerra hanno vissuto il loro periodo critico, tutti quanti. Dopo la guerra addirittura c'era chi non ne voleva parlare assolutamente, va bene, e non credeva in quello che ognuno aveva la propria storia da raccontare, non voleva sentire altre storie tristi. Quindi ricordatevi che se questo è un uomo è stato rimasto invenduto per diversi anni e diciamo, se un capolavoro di quel genere rimane invenduto, figuriamoci quelle quattro fregnacce che ho scritto io. Ecco. Quindi era proprio un periodo in cui la gente non ne voleva sapere. Ora invece è il contrario, la gente non lo sa, non lo vuol sapere per ignavia, non si vuol rendere conto di quello che realmente è successo, e quindi così è un periodo in cui la storia in Italia non è stata raccontata, contrariamente anche per esempio in Germania, che obbliga alle scuole superiori tutti gli anni ad andare a visitare un campo di concentramento. Ecco, in Italia questo obbligo non c'è. Io, diciamo, la memoria è affidata molto al volontariato, pochi insegnanti si sono veramente preparati, pochi
Ma questo parlando dal livello, diciamo, delle scuole elementari all'università, siccome vado a parlare anche nelle elementari, anche all'università, mi accorgo della enorme ignoranza sull'argomento che c'è dietro questi, cioè non viene insegnato. Ecco, il fascismo, ad esempio, non viene insegnato nelle scuole. Ecco, ma quando lei va nelle scuole a parlare della sua storia, com'è la reazione dei ragazzi, che sono anche qui stasera numerosissimi? Ma vedi, è una cosa, siccome la reazione è una cosa puramente personale, io non posso sentire i 700 quanti sono che sono qui. Io tante volte, come dicevo a una mia amica che andava a parlare nelle scuole, tante volte è come tirare sull'acqua un ostaccio. Contentiamoci se l'ostaccio è bagnato. Ecco, questo sarà un discorso pessimistico, ma però ecco, sì, ci sono pochi che effettivamente vogliono approfondire, vogliono... Guarda, prova ad andare in una scuola, te che fai, sei studentessa? Giornalista. Come? Giornalista. Giornalista, scusa, sei così giovane. Ma prova ad andare in una scuola a proporre, guardate, si fa una gita a Mauthausen o si va a Parigi. Ecco, prova a vedere quanti vogliono interessarsi veramente a un periodo di storia che non conoscono. Ecco, fai questa prova e così tu vedrai subito quali sono le reazioni. Uno dei momenti più tremendi è stato durante il viaggio per andare a Mauthausen, perché ho provato la prima paura della mia vita, paura vera, proprio di quelle dense. E poi durante la marcia della morte, quando da Interbrück, vicino a Vienna, ci riportarono a piedi a Mauthausen, e lì quasi la metà, fra durante il viaggio e arrivata a Mauthausen, sono morti. Ecco, quindi quello, chi barcollava, neanche cadeva, chi barcollava, colpo nella testa, e durante questa marcia sono successe di tutte, insomma, quindi quello è una delle cose, ovviamente. Mentre per me la liberazione, non vi so dire come sia stata, perché io ricordo l'ingresso di questa autoblinda americana nel campo di Mauthausen, e poi ho un buco nero nella memoria. Sono stato qualche giorno, non mi domandate se 1, 7 o 10, non lo so quel che sia successo. Ecco, e poi da quando mi sono, diciamo, si è risvegliato, allora sì, ho ripreso il ricordo normale. Ma quel periodo lì, proprio appena liberato Mauthausen, entrati gli americani nel campo, io ho avuto un crollo proprio, probabilmente la tensione nervosa era lì, dove sempre stare su chi vive, perché era, sai, quando ti fanno le selezioni per la camera a gas, non è che sia una cosetta tanto semplice, tu passi davanti a tre tutto nudo, se ti pigliano il numero che tu hai in una piastrina legata al polso, vuol dire dopo 3 o 4 giorni tu vai in camera a gas. Quindi insomma sono cosette un po' che ti lasciano il ricordo, ecco.